Carissimi amici, allora, possibile mai che io i pacchi di OnePlus li debba aprire sempre in auto? Possibile sta cosa? Ma vabbè, forse ci sta qualcosa di scritto, o forse perché non vedo l'ora di provare ciò che ci sta in questo pacco. Allora, premetto che nei giorni scorsi ne ho parlato anche su Instagram, forse non giorni scorsi, magari 2 settimane fa, 3 settimane fa, ma vabbè, senza troppe chiacchiere, ci vediamo per questo unboxing subito dopo la sigla. Allora ragazzi, eccoci qua, io già so cosa ci sta all'interno di questo pacco e come dicevo li apro in auto perché l'ho ritirato da qualche ora in ufficio e non vedo l'ora di provare ciò che ci sta qui dentro. Allora ragazzi, vediamo già uscire il pacco rosso e voilà. Allora ragazzi, sì, eccole qua, le OnePlus Buds, e ho preso la colorazione blu gialla e devo dire che è la stessa colorazione del logo del canale YouTube di Snuggle, vero Snuggle? Se vedi questo video confermami questa cosa, forse lo conosci, fammi sapere. Ok, allora io proseguo all'apertura di questo pacco e vediamo un po' come si presentano, perché poi devo anche configurarle, quindi la prima configurazione la devo assolutamente fare perché le devo provare. Buttiamo tutto a terra e allora raga, il pacco si sta aprendo e wow, allora confezione la solita di OnePlus come ci ha sempre abituati, e qui possiamo già, ops, quasi cadono, possiamo già notare il cofanetto dove sono all'interno le cuffie. Allora ragazzi, vediamo un attimino, io le prendo, momento plastichina. Ah, che bello, che bello. Allora raga, io prendo anche il mio smartphone perché devono essere configurate. Allora vediamo un attimino, io apro il cofanetto e si sono già aperte, vediamo un pochino. Accoppia nuovo dispositivo, io le so già OnePlus Buds raga, e voilà, perfetto, accoppia e voilà. Allora ragazzi, io già le ho connesse al mio dispositivo, allora destra e sinistra 100%, quindi ragazzi non so se riuscite a vedere da questa inquadratura, io già le ho connesse, infatti ecco qui dovrebbe comparire anche il led. Beh, comunque queste sono cose che a me esaltano un pochino, io le tiro fuori dal cofanetto, vediamo un attimino. Beh raga, devo dire che non sono poi così male queste cuffie, la colorazione a me piace veramente molto, quindi si sono già connesse e proviamo un attimino a lanciare tipo qualche video da YouTube. Allora ok, andiamo su YouTube, abbiamo qualche video, intanto già le ho inserite, vedete. Beh, devo dire che questa colorazione a me piace un botto. Allora apriamo un video qualsiasi. Beh, raga, suonano veramente bene. Suonano veramente bene. Allora, non è male, stanno anche molto bene nelle orecchie. Non sono delle in-ear, però sono delle true wireless veramente fatte molto molto bene. Allora andiamo a bloccare il video e io adesso, beh, devo solo un po' capire come funzionano, il solito design OnePlus sulla parte posteriore. Qui abbiamo il pulsante che ci consente di vedere la carica del cofanetto sulla parte posteriore, vedete, lo premo, si accende il led che ci indica la carica della batteria, e devo dire che queste cuffie suonano veramente molto bene, stanno molto bene nell'orecchio, ok.
Sì, si sentono veramente molto molto bene. Allora raga, senza perdermi in troppe chiacchiere, mi piacciono veramente molto. Adesso tutta la giornata le proverò e poi magari arriverà un video completo. Volevo fare questo unboxing con voi perché mi andava e volevo subito provarle. Intanto ragazzi, beh, che dirvi, è stato un unboxing velocissimo, ci tenevo moltissimo a farlo con voi e intanto ve le rimetto nuovamente nel loro cofanetto, cofanetto anche bello magnetico devo dire, e voilà. Voglio un attimino provare a vedere se una volta connesse mi compare il messaggio. Sì, ma già una volta che apro il cofanetto le OnePlus Buds vanno già in connessione. Se chiudo il cofanetto le OnePlus vanno fuori connessione. Allora, non so se riuscite a vedere, ma questo sicuramente ve lo farò vedere in un video apposta. Forse aumento un po' la luminosità, ma non credo si riesca a vedere. Allora, io apro e come potete vedere, se riuscite a vedere Bluetooth, vedete? Le OnePlus Buds si sono connesse. Vediamo un attimino, sì, si sono connesse, infatti ecco qua il simbolo Bluetooth qua in alto, mentre invece se chiudo va a staccare la connessione, visto raga? Quindi devo dire che è una cosa veramente fatta molto molto bene. E vediamo un attimo perché qui mi compare un altro messaggio, eccole qua. Allora raga, qui mi richiedono anche un aggiornamento le OnePlus Buds. Allora, non so se riuscite a vedere, aggiornamento in corso. Sì, allora io adesso gli lancio questo aggiornamento e magari, ok, scaricato correttamente, sarà aggiornato in uso la prossima volta. Perfetto. Allora, quindi riapriamo le OnePlus. Allora raga, queste le OnePlus Buds si stanno anche aggiornando, quindi voglio solo vedere un attimino una cosetta, doppio clic sull'auricolare. Beh, devo solo capire un po' tutte le varie funzionalità. Allora dai raga, io fremo dalla voglia di provare questi auricolari, queste cuffie di OnePlus, e adesso, dato che la mia giornata sarà un pochino lunghetta lavorativamente, ho voluto fregare un po' di tempo per questo piccolo unboxing. Ok, ho parlato molto. Allora, eccole qua, vi faccio rivedere la confezione, ve le rimetto qui, tanto io comunque le andrò a rimuovere da questa confezione. Ok raga, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se questo cosa avete da dire, se vi è piaciuto questo unboxing, insomma se vi piace questa colorazione delle OnePlus Buds che ho acquistato. Ok, quindi devo dire che queste OnePlus Buds mi hanno veramente tentato molto, quindi insomma ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questi video. Poi per tutto il resto degli aggiornamenti saranno postati sulla mia pagina Instagram, quindi ve lo ricordo all'animazione @mythicosnake, ma trovate anche il link a tutti i miei social, soprattutto su Instagram qua in basso in descrizione. E sempre qui in descrizione trovate anche il link d'acquisto delle OnePlus Buds, sia dal sito ufficiale e sia da Amazon. Quindi ragazzi, che dirvi, io adesso le vado subito a provare e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao.